Gioele, ciao, cosa stai facendo? Sto facendo la maschera di Arlecchino. Una maschera di Arlecchino stai facendo? Che bella questa maschera, però Arlecchino, sbaglio, è tutto colorato. Sì, vero? Però qua ti mancano i colori, come facciamo? Faremo una torta tutta colorata. Che bella idea, dai che la facciamo insieme. Seguiteci. 300 g circa di pan di Spagna, 150 g di crema pasticcera, 100 ml circa di latte, una fialetta di Roma alla vaniglia, 300 g di panna vegetale o panna fresca, 50 g circa di confetti colorati. Allora dobbiamo realizzare una torta a forma di mascherina Arlecchino, giusto? Come la facciamo? Questa è una ricetta a prova di bambino, io mi sono già portata avanti e ho preparato la crema pasticcera che l'abbiamo fatta ieri, vero Gioele? Con i tuorli, il latte e la farina, giusto? Con l'impastatrice. Col frullatore elettrico, sì. Poi abbiamo montato la panna e abbiamo messo tutte e due le creme all'interno di due sac à poche. Poi qui c'è il pan di Spagna, potete comprarlo già fatto per velocizzare i tempi oppure farlo voi. Troverete la ricetta in sovraimpressione, vi metterò il link oppure a fine del video, giusto? Bene. Come facciamo adesso? Dobbiamo tagliare il pan di Spagna in due parti, in due sezioni. Quindi questo lo fa la zia. E tagliamo appunto il pan di Spagna a metà. Abbiamo così ottenuto due sezioni. Che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare la mascherina sopra, quindi o la mettiamo così e poi facciamo il segno. Oppure mettiamo un altro verso. Un altro verso. Allora, guarda, prendiamo un coltellino più appuntito. Questo fa sempre zia, eh? Quindi cominciamo, oppure prima tracciamo così, facciamo la sagoma. Abbiamo ottenuto due mascherine, giusto? Adesso dobbiamo farcire. Come facciamo? Prima di farcire però il pan di Spagna, che è un po' sempre secco, un po' spugnoso, richiede di essere inzuppato. Quindi facciamo una bagna con il nostro omino, che è l'annaffiatoio per torte. Questo ancora è vecchio vecchio, però si può acquistare online oppure in un negozio di casalinghi. Ci mettiamo l'imbuto, mettiamo il latte. Chiaramente questa è una bagna semplicissima con latte che poi aromatizzo con un po' di vaniglia. Latte vaniglia. Latte e vaniglia. Mettiamo qui la fialetta direttamente. Ok. È scesa poca, è scesa un altro po'. Così, bene. Poi mescoliamo l'aroma, però potete scegliere anche un'altra bagna, come ad esempio un succo, oppure se la ricetta non è destinata a bambini, anche un alcol come il rum e il latte. Però direi che questa mascherina è destinata ai bambini, quindi niente liquori, vero? Niente, 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 liquore. niente. Adesso Gioele, allora, faccio vedere come si fa e poi tu fai l'altra, va bene? Allora, inzuppiamo questa mascherina con la bagna, se non ce l'avete questo aggeggino qua, va bene anche un cucchiaio. Io, Gioele, inzuppiamo bene. No, Ecco. No, vabbè, tanto dopo si attacca. Ora, tiriamo sulle maniche. Magari le tiro su solo io, ma va bene lo stesso. Mettiamo la crema pasticcera. Anche qui potete trovare la ricetta in sovraimpressione e alla fine del video. mettene due, se no. No, allora, prima la farcitura si fa così, giusto? Una volta realizzata la farcitura, adesso Gioele inzuppa la parte sopra, quindi pianino. Inzuppa, bravo. Un pochino per volta. Questa la inzuppiamo due volte. Direi basta. Bravissimo. Avete visto che bravo aiutante che ho? Giriamo la mascherina. Ecco perché ne va poca, proprio perché dobbiamo girarla qui. Se ne mettiamo tanto, faccio tutte e laghiamo. La cucina. Adesso metti ancora sopra, Ancora? ancora come prima, così. Ma guarda che posso fare anche l'altro, di qua. Sì. Adesso ricopriamo interamente con la panna. Quindi io ho messo la panna all'interno di una sac à poche per velocizzare, però adesso facciamo uno strato sottile, le decorazioni le facciamo dopo. Quindi ricopriamo bene bene. Sì. Vai. Così, poi dobbiamo metterle anche dentro gli occhi, attorno
ai lati. Come vi dicevo, adesso spatoliamo bene e anche lungo i bordi, con un coltello oppure con una spatola. Abbiamo quindi ricoperto molto velocemente la mascherina con la panna, vedete però che è imperfetta perché la sistemiamo in un secondo momento. Adesso il nostro aiutante preferito sistema tutte le codette colorate sulla superficie, così, ok? A mo' di Arlecchino. Guardate che carina che è questa mascherina ancora. Basta, basta, perché sennò facciamo solo confetti. Allora, dobbiamo fare l'effetto Arlecchino. Quindi facciamo una griglia sopra, però possiamo farla, come no, così. E poi facciamo tutto attorno le decorazioni con la panna. La maschera è quasi completata, mancano gli occhi che li facciamo gialli. Cosa dici? Così? Sì, che l'abbia stato un po'. E poi ci mettiamo tutte magari perline. Facciamo il contorno degli occhi verdi, così. Dopodiché la torta è praticamente pronta, giusto? E dopo, quando la mangiamo, che ne vale? Magari la mettiamo in frigo un'oretta e poi la mangiamo. Ecco qua il risultato della nostra torta Arlecchino, vero Gioele? Ieri con Anita, che adesso è a casa che fa le nanne, abbiamo fatto un'altra torta maschera, un po' diversa. Quindi sempre con il pan di Spagna, sempre farcita con la crema pasticcera, sempre ricoperta di panna, però invece della panna come strato sotto abbiamo messo del cioccolato fuso. E poi abbiamo messo palline, delle palline colorate e abbiamo fatto sempre gli occhi gialli con la crema pasticcera. Uh-huh. E adesso ce la pappiamo, giusto? Questa? Tutte e due. Salutiamo tutti adesso. Ciao, ciao, buon carnevale a tutti, anche ciao Anita, ciao, ciao mamma, ciao nonni, tutti, ciao! Ciao, ciao. A tutti i libri del mondo!